È stata dura, ma in realtà è stata dura, prego. Buongiorno. No, devo dire che quando hai chiesto le difficoltà, prima che ha avuto Stefano, la difficoltà sono stata io. essere lì, come diceva, c'erano pezzi, dovevi fare dei piccoli film, ma non si potevano montare essendo una tecnologia molto difficile da riprodurre, per cui dopo un po', quando ritornavo indietro ad ogni prova, Stefano diceva bravissimo, e di lì dopo un po' capivo che se mi voleva dare un po' di incentivo a migliorare. No, è stato comunque molto bello, è difficile perché c'era da pensare a tante cose, andare in macchina, poi è stato molto bravo a sfruttare bene le scene, sono molto varie, emozionanti anche. Finché guidavo andava bene, quando poi c'era da parlare era un po' più difficile, e allora lì è venuto fuori l'esperienza di Stefano, che piano piano mi ha fatto capire come si faceva, e alla fine, diciamo, con 6 meno meno, spero. No, alla fine anche esce meglio di tutti. Sì. Ma sì, perché no, è stato divertente. Poi i problemi tecnici erano che magari il ponte radio, perché chiaramente, diciamo, Paolo, tu questa strada l'avevamo bloccata, divertiti, il ponte radio dopo 2 secondi chiaramente non esiste più, quindi provavamo con telefoni eccetera, eravamo anche fuori, però alla fine siamo riusciti a fare tutto. Sei stato bravissimo in tutto, però devo dire che se non c'eri te, come per me risultava molto... Tra l'altro, per chi non lo sapesse, il rapporto tra virgolette Andreucci a Corsi non comincia qua con questi video, ma Stefano, tanto sarà la notizia delle prossime settimane, come è conosciuto Stefano Andreucci. Poi chiederemo a Andreucci come ha conosciuto Stefano Accorsi, che racconta sempre un aneddoto molto curioso. Allora, ci siamo conosciuti su un set, quello di Veloce come il Vento, condividendo sempre una Peugeot, però la 205 Turbo 16 Evo 2, la mitica Peugeot da rally, venuta apposta dal vostro museo in Francia, anche un po' rovinata, vabbè, ma questa l'abbiamo un po' rotta, molto poco rotta, no, quello mi dispiace tantissimo, ma sono state scene nelle quali c'era questa macchina pazzesca da guidare nei sassi di Matera per quella che sarà una gara finale illegale nel film, e io ho avuto la fortuna in quel contesto di conoscere Paolo e anche di avere lui che mi spiegava come fare partire questa macchina, che cioè, non è proprio la prima cosa che uno... Cioè, no, è una macchina, è proprio una macchina, ma nel senso di un utensile, cioè sono tutti pezzi di ferro dentro, c'è una roba, ed è una macchina di una potenza estrema, anche se adesso chiaramente fa una vita più museale, ma ogni volta dà delle belle emozioni. Io l'unica cosa posso dire era questa, che c'era una serie di piloti frarelli, amatori, eccetera, che giravano una scena, questa gara illegale. E ogni tanto qualcuno di loro veniva da me e mi diceva: tu ti rendi conto, c'è il Paolo Andreucci che ti insegna a guidare questa macchina. Ma tu ti rendi conto della cosa? Ma, e questo una volta, dopo mezz'ora, ma tu ti rendi conto? Cioè io avevo una pressione addosso, la macchina non si poteva rovinare. Questi erano tutti scalmanati, in più un po' tutti mi invidiavano per questa cosa, quindi è stata... È il numero uno, è il numero uno, secondo me. E invece posso dire che finita l'ultima gara del campionato del 2014, che tra l'altro è andata bene, siamo partiti subito per Matera, e come succede a ogni fine gara c'è stato un po' un malinteso tra me e Anna. In pratica le chiavi, ho fatto tutto il viaggio con praticamente con le chiavi che aveva preso lei, ma andava lo stesso la macchina, mica ero scelto, ho tenuto praticamente un giorno e mezzo la macchina in moto per farmi spedire la chiave giù a Matera. Morale, ci eravamo un po' arrabbiati, alla fine nel momento che era più arrabbiata di tutte ho detto: aspetta un attimo Stefano, gli ho passato il telefono e di si è calmata, ecco, per cui e anche questa è per Stefano. Dico, parliamo